Ci aveva già provato senza successo nel 2017, ma il secondo tentativo ha fatto centro. Liborio Stupia è il nuovo rettore dell'Università d'Annunzio. Vittoria netta la prima votazione sul docente di urbanistica Paolo Fusero. Il 62enne genetista catanese di origine ma abruzzese d'adozione succede così a Sergio Caputi. Guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni, ma il suo mandato comincerà ufficialmente a giugno. Naturalmente Stupia sarà costretto a lasciare il laboratorio di genetica molecolare fondamentale durante l'emergenza Covid. Io ci ho fatto tutta la mia vita qua dentro, dal 79, che ogni giorno, neanche tranne i sabati e le domeniche, perché sotto Covid veramente ogni giorno ho passato la maggior parte della mia vita qui, per cui arrivare alla massima carica per me è una responsabilità enorme, è un'emozione fortissima. Quali sono le priorità? Le priorità sono tantissime, abbiamo un problema per esempio di mettere a punto i consumi energetici, dobbiamo rafforzare il personale amministrativo. Dobbiamo ripartire a pieno ritmo con la didattica, i nostri studenti sono studenti che sono venuti da anni di didattica a distanza nei licei, loro dovranno essere veramente la nostra stella polare per indicarci il percorso, perché comunque loro sono il punto di riferimento della qualità di un Ateneo. Che situazione ha ereditato, erediterà? Come D'Annunzio è una situazione buona, come panorama nazionale e internazionale è una situazione preoccupante, quindi ripeto, non per la D'Annunzio, ma il fatto che questo paese abbia disinvestito in cultura e che noi abbiamo il numero di laureati più bassi d'Europa deve farci riflettere. Quanto hanno inciso crisi energetica e Covid in questi anni? La crisi energetica sul bilancio, in modo, l'ha detto il rettore, 15-20 milioni di euro, una cosa mostruosa. Il Covid ha fatto chiudere tutto e quindi in realtà ha fatto sospendere quello che è l'esercizio normale di un'università. Adesso il campus si ripopolerà, la parola ripartire è stata molto abusata e a me dà un pochettino fastidio, però resettare e ricominciare da capo. Hanno votato 1.035 dei 1.139 aventi diritto, l'affluenza ha superato il 90%. All'insegna del fair play, le parole del candidato sconfitto Paolo Fusero. Un momento di riflessione importante per la nostra università, tante idee che sono venute fuori, adesso tutte queste idee saranno, diciamo, la dote del nuovo rettore, che sicuramente saprà guidare la nostra università al meglio. Perché l'obiettivo comune è la crescita dell'Ateneo? La crescita dell'Ateneo, io aggiungo del territorio, perché non può crescere l'Ateneo se non ha un territorio, diciamo, competitivo, e naturalmente viceversa. Quindi io mi auspico veramente che le città di Chieti e la città di Pescara continuino ad avere un rapporto sinergico con l'università, perché l'università è una delle aziende più importanti del territorio e può dare un contributo maggiore, secondo me, di quello che ha dato fino ad oggi.